giochi a Monopoli da un sacco di anni? Ecco i consigli di un vero campione. Compra tutte le proprietà possibili sin dall'inizio, così da avere in seguito più contratti per trattare con gli avversari. Ma attento, i soldi a disposizione non sono illimitati. Non farti illudere dal valore delle caselle blu come Parco della Vittoria e di quelle verdi come Largo Augusto. Sono dopo la casella in prigione e dopo una serie di imprevisti e probabilità che possono avvantaggiare gli avversari senza farli passare dalle tue proprietà. Le stazioni possono essere molto utili per partire bene sin dall'inizio. Difficilmente bastano per vincere, ma possono metterti in una posizione di vantaggio ed essere scambiate tranquillamente in un secondo momento. La prigione, soprattutto nelle fasi finali della partita, è un vero e proprio paradiso. Non paghi e ti pagano. 3 è il numero giusto di case da costruire. Poi, per chiudere la partita, si passa agli alberghi.